305 tappe negli altrettanti comuni d'Abruzzo, il tour elettorale messo in campo da Fabrizio Di Stefano e dal raggruppamento Civiche per l'Abruzzo, che tra le sue fila vede anche Gianluca Zelli con il suo movimento Azione Politica. Vogliamo ascoltare le esigenze del territorio, dicono Di Stefano e Zelli, per confrontare il programma che abbiamo pensato e stilato nell'ultimo anno e mezzo con le reali necessità dei cittadini abruzzesi, a partire dalla sanità e proseguendo con viabilità ed infrastrutture. Abbiamo discusso su D'Alfonso, abbiamo discusso sulla data, adesso si discute sul nome. Continuiamo a discutere la cosa più importante, che è appunto il territorio e le esigenze degli abruzzesi. Noi come Civiche dobbiamo cercare di fare la nostra parte, che è quella di cercare di tirare i partiti verso quella che è la cosa più importante oggi, che è appunto la discussione sui problemi e le soluzioni soprattutto di questa regione. La vera sfida parte l'11 febbraio, quando il giorno dopo le elezioni, chi sarà vincitore dovrà avere la sfida più difficile e importante, quella di provare a rilanciare questa regione. E come la si deve fare? Attraverso la nostra identità, valorizzando le nostre peculiarità, il nostro territorio, la nostra agricoltura, il nostro turismo. La decisione del tavolo romano di Palazzo Grazioli ha incaricato Fratelli d'Italia di indicare il nome del candidato presidente del Centrodestra Unito, che dovrebbe essere quello dell'avvocato Augusto Lamorgia, un nome però che ha trovato reazioni tiepide negli alleati, lasciando dietro di sé diversi scontenti. Non sappiamo ancora niente, quindi aspettiamo l'ufficializzazione dei nomi. Abbiamo sentito chiaramente che c'è stato questo accordo, ma lo abbiamo sentito soprattutto dai giornali. Non abbiamo parlato con Fratelli d'Italia, nessuno ci ha ancora comunicato niente di ufficiale, e soprattutto non commentiamo nomi che leggiamo sui giornali. La cosa che possiamo dire, e che abbiamo già detto indirettamente più volte, è che noi vogliamo comunque che ci siano contenuti. Queste 305 tappe sono a prescindere dal discorso sulle candidature, un lavoro che comunque sia resterà sul tavolo. Questo è un discorso di chi ama la politica. Io ci sto in politica, al di là degli incarichi, oggi non ho nessun incarico, ci sto e ci voglio continuare a stare. Può darsi che sarò candidato, probabilmente potrei essere candidato a prescindere, ma non è questo il discorso. Ma questo è un discorso che sembrerebbe invece complesso a chi invece non ha mai fatto politica, avrà avuto successo nella propria sfera personale e professionale, ma oggi magari vorrei cimentarsi in politica. La prima tappa che farò sarà tra qualche giorno nel proprio Schiavi d'Abruzzo, dove c'è quel ponte dissestrato che impedisce un collegamento di fondamentale importanza per quelle aree. Ecco, ma questa è la sensibilità del territorio. Chi vuole candidarsi e non sa manco dove si trova questo ponte, non sa manco dove si trova Schiavi d'Abruzzo, beh, forse deve pensarci alle scelte. Nel frattempo nel centro-sinistra si aspetta la decisione del vicepresidente uscente del CSM Giovanni Legnini, che ieri si è congedato nel plenum del CSM. Con ogni probabilità sarà lui il candidato del centro-sinistra per il dopo D'Alfonso. In alternativa è pronta la candidatura del sindaco di Francavilla Antonio Luciani, che potrebbe però anche correre da solo con un progetto civico di centrosinistra. Noi non ancora abbiamo una discussione aperta su questo, perché c'è un mandato istituzionale e quindi non sappiamo se c'è una disponibilità, se non c'è una disponibilità. Lui ha dichiarato qualche tempo fa che ad ottobre avrebbe fatto una riflessione, quindi abbiamo comunque ottime candidature. Sia Antonio Luciani sia Giovanni Legnini mi paiono importanti disponibilità, qualora quella di Giovanni fosse una disponibilità concreta.